condizioni lavoriamo dal punto di vista finanziario. Per i debiti accumulati negli anni 90. La telemedicina è ormai il presente e si guarda al futuro con maggiore progettualità, sempre più tecnologica, soprattutto dove è necessario colmare dei vuoti determinati anche dalla carenza di personale. E così il progetto Telestroke è avanguardia, ma è anche un'importante ed indispensabile risposta territoriale all'utenza. Un progetto pilota che nasce all'Umberto I di Nocera Inferiore, che consente di intervenire su un paziente colpito da ictus in tempi brevi, mettendo in rete per ora pronto soccorso con gli ospedali di Battipaglia e Oliveto Citra in questi 2 mesi di fase di applicazione. È un sistema integrato per la valutazione a distanza e presa in carico del paziente, che sarà poi applicabile ad altri reparti, ad altri presidi ospedalieri. È la visione di futuro che ha unito stamattina allo stesso tavolo i vertici dell'ASL di Salerno e del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. È stato il governatore a fare il punto della situazione sulla sanità in Campania, dal progetto Telestroke alla carenza di personale. Ma abbiamo introdotto qui all'ospedale di Nocera tecnologie assolutamente all'avanguardia sul piano regionale. Questa mattina facciamo partire un servizio molto importante. Il Ruggi di Salerno e l'ospedale di Nocera sono i punti di forza della rete dello stroke. Che cosa vuol dire? Che chi ha un ictus deve avere la possibilità di ricevere una cura entro le 4-6 ore. Siccome non in tutti i presidi ospedalieri vi è il neurologo, facciamo un collegamento telematico con Nocera Inferiore in maniera tale che da Nocera possano essere date le indicazioni necessarie per un primo trattamento dell'ictus. Questo può aiutare a salvare tante vite umane. È un altro elemento di eccellenza che abbiamo qui e che si aggiungerà poi ad un'altra struttura che sul piano oncologico completiamo al presidio ospedaliero di Pagani, dove sono in corso i lavori. Ovviamente è una zona che merita una grande attenzione perché è una delle zone strategiche della regione Campania, fra l'altro. Partiamo a brevissimo anche con il master plan della Grosarnese Nocerino e dunque siamo impegnati in un lavoro di... Per cui ad un accesso a pronto soccorso, in questo momento su Battipaglia o Oliveto Citra, ma la speranza è allargarlo su tutta quanta la rete degli ospedali della provincia salernitana, si può refertare un eventuale ictus che dovesse cogliere una persona che accede al pronto soccorso di una di queste strutture a Nocera. Fatta la refertazione si può eseguire la trombolisi, che è una terapia salvavita se eseguita in un tempo limite. Un'era che mette al servizio della neurologia, ma inizialmente al servizio del territorio dell'ASL, ma poi contiamo di estenderlo praticamente per raggiungere pazienti affetti da patologia cerebrovascolare acuta che si trovano in situazioni lontane e disagiate ed omogenizzare le cure, perché l'obiettivo è quello, omogenizzare le cure, ridurre la disabilità e soprattutto la mortalità di questi pazienti. Ci sono delle strutture che veramente sono molto lontane dalle zone centrali e poiché l'ictus è una patologia a tempo dipendente non arriverebbero mai in orario per poter essere sottoposti a trattamenti superiori, cosa che garantiamo oggi al nostro territorio ed è giusto che sia garantito per tutti. Diciamo, questa che state riprendendo adesso è la sala angiografica, che rappresenta l'elemento terminale del percorso dell'ictus in cui viene disostruito il vaso occluso nei casi naturalmente più gravi. Quello che oggi abbiamo presentato è un progetto di telemedicina che fondamentalmente permette di essere più contigui ai pazienti che sono localizzati specie in zone disagiate per cominciare a praticare la terapia trombolitica endovenosa, che ha dei tempi più ristretti rispetto alla terapia endoarteriosa. Quindi di fatto, visto che naturalmente specie in zone periferiche della provincia di Salerno c'è un'oggettiva difficoltà ad avere il neurologo disponibile H24, con questo sistema di telemedicina sarà possibile ricevere la visita in teleconsulto e cominciare a somministrare la terapia trombolitica precocemente e poi avere la possibilità di centralizzare presso le strutture più grandi come quella di Nocera oppure come il Ruggi di Salerno per ottenere la terapia definitiva, che è quella della disostruzione del vaso occluso. Naturalmente questo presenta anche ulteriori vantaggi, che avendo la possibilità di essere visitati da un medico specialista si può non centralizzare persone che non hanno necessità di trattamenti più
complessi e quindi di sostruire, cioè decongestionare ed evitare gli sovraffollamenti nei pronto soccorso. Una collaborazione istituzionale con i vertici regionali e quelli dell'azienda sanitaria costante che ha portato a grandi risultati. Mi riferisco all'accesso ai fondi del PNRR che grazie all'esclusiva volontà regionale sono stati dirottati per 42 milioni su questo ospedale nocerino, che ci consentiranno, siamo ai titoli di coda attraverso la gara indetta dalla Soresa all'appalto per lavori per 42 milioni, che consisteranno per 30 milioni nell'adeguamento sismico dei tre corpi di fabbrica che costituiscono l'Umberto I, e poi avremo 12 milioni per la realizzazione di un nuovo fabbricato che consentirà questo adeguamento sismico, ma che resterà in dotazione all'Umberto I. Una realtà importante per un'interlocuzione che va avanti, che porto avanti, ho portato avanti nei 10 anni da consigliere comunale, lo sto facendo in questo anno da sindaco, lo farò sempre per quanto avrò questo impegno in politica e non solo in campagna elettorale, a differenza di qualcuno.